Salve a tutti, questa settimana aspettiamo l'interrogazione che noi abbiamo presentato sulla situazione ad oggi del trasporto pubblico locale. Noi chiediamo conto alla Regione Toscana come intenda garantire un servizio adeguato ed efficiente da qui all'aggiudicazione poi effettiva del vincitore della gara sul TPL. Quindi assistiamo a delle situazioni veramente grottesche, mezzi inadeguati, sporchi, i dipendenti che sono iperstressati per i turni che sono obbligati a fare, le corse che non sono parametrate in modo adeguato sulla base dell'utenza poi effettiva. Quindi chiediamo conto perché secondo noi il trasporto pubblico locale è veramente strategico per una città ma anche per una regione. Anche grazie al Movimento 5 Stelle, la Procura e la Corte dei Conti sta facendo luce riguardo all'affidamento del servizio della gestione dei rifiuti nel lato sud per le province di Siena, Arezzo e Grosseto. Noi abbiamo presentato un atto in regione perché da questa indagine si possa accendere un faro su tutta la gestione dei rifiuti toscana. Dall'ultima indagine dell'antitrust, l'antitrust conferma quello che noi abbiamo sempre detto. Bacini non superiori ai 100.000 abitanti, 90.000 tonnellate massimo, la gestione dei rifiuti deve andare a gara ogni 5 anni e soprattutto ci deve essere divisione tra chi raccoglie e chi smaltisce. In attesa del nuovo testo unico delle leggi regionali in materia di turismo, in Commissione ci siamo trovati ad approvare la nuova proposta di legge 32 che di nuovo affronta la ripartizione delle competenze delle province fra comuni e regione. Il secondo punto che contestiamo fortemente è l'aver trasferito gran parte delle funzioni ai comuni capoluogo di provincia, mentre invece a nostro avviso dovevano essere avocate alla regione. Allo stato attuale la regione pagherà lo stipendio di questi dipendenti, salvo poi dare a loro 0 euro per lo svolgimento delle loro attività. Questo è un pessimo inizio per quanto riguarda la revisione completa della disciplina in ambito del turismo in Toscana. In una conferenza stampa abbiamo denunciato quelle che sono state le azioni di personaggi senza scrupoli, che hanno defraudato, che hanno truffato i soci delle cooperative, che si sono visti portare via risparmi della loro vita, quelli che dovevano coronare il loro sogno di avere un'abitazione. Alcuni hanno dovuto pagare la propria casa due volte, altri ci vivono ma non hanno la proprietà della stessa. Presenteremo a questo proposito una mozione al Consiglio regionale, che andrà ad riempire quei vuoti legislativi della legge 122-2005, dove dovranno essere chiaramente riportate le regole per quanto riguarda le cooperative e bisogna mandare in prigione chi delinque. Questa settimana è successo un fatto grave perché ci hanno bocciato una mozione in cui chiedevamo di intervenire per climatizzare il centro sociale per anziani di Lastra Segna. Voglio ricordare che anche nel 2015 abbiamo avuto un picco di mortalità per discomfort ambientale proprio nei mesi di luglio, quando era molto caldo. In quella struttura che è un po' vecchia ma che è anche un'eccellenza, manca l'impianto di climatizzazione. E noi volevamo intervenire su questo. Il microcredito non è soltanto un'azione di restituzione dei nostri stipendi, è un'idea di governo. Certo, con 1.100 imprese che sono partite in un anno e 8.000 che partiranno da qui alla fine del progetto, non cambieremo l'Italia. Però vi stiamo testimoniando l'idea di governo che vogliamo portare avanti. Uno Stato che al di là delle banche permette alle imprese di accedere al credito anche con soldi propri, anche con una banca pubblica che faccia investimenti e che dia alle imprese l'opportunità di convertirsi. Noi questo vogliamo spiegare con gesti concreti come questi e soprattutto sono gesti che danno credibilità al Movimento 5 Stelle perché è un movimento che fa quello che dice.